Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù, ti preghiamo, manda il tuo Spirito nei nostri cuori questa sera, fallo manifestare nella sua grandezza e potenza, perché possiamo scoprire, conoscere, entrare in contatto, dialogare con la terza persona della Trinità ed esserne rafforzati interiormente per vivere la vita cristiana nella pienezza, come tu desideri. Per Cristo nostro Signore. Ecco, seduti. Questo foglio di oggi è un pochino più articolato, ma non vi spaventate perché vedete che è molto bello. Allora, la catechesi di stasera è sul tema della predicazione e i miracoli di Gesù. Questi sono quelli che nel Vangelo occupano la maggior parte dello spazio, di quanti quelli descritti, ma non sono ancora la cosa più importante. La cosa più importante sarà la passione, morte di croce e resurrezione che vedremo nei giorni a venire. Intanto questo, dopo aver ricevuto il battesimo di Giordano, è importante capire questo, che Gesù e lo Spirito hanno preso un rapporto nuovo, Gesù si sente inabitato dallo Spirito Santo, e lo Spirito Santo comincia a guidare la vita di Gesù in maniera più forte di quella che ha fatto in passato. Per cui, guardate come dice Luca capitolo 4, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo. Quindi vedete, lo Spirito Santo non butta Gesù subito nel campo della predicazione, al contrario lo butta nel campo della preghiera, apparentemente per effetto contrario, non vita attiva ma vita contemplativa. E la preghiera fatta fare dallo Spirito Santo a Gesù Cristo non è una preghierina come facciamo noi la mattina, la sera o la domenica con quella tre quarti d'ora, un'ora di messa, una preghiera lunga, 40 giorni, una preghiera avvalorata da una cosa che noi assolutamente non facciamo nessuno, che si chiama il digiuno. Il digiuno avvalora e rende più forte la preghiera. Quindi vedete, Gesù Cristo non va nel deserto per fare la sfida col diavolo. Gesù Cristo non è un avventuriero che ama le sfide, va nel deserto per pregare, per prepararsi bene alla sua missione. È per questo motivo che arriva lo spirito del male, scusate il termine, a rompere le scatole, perché lo spirito del male non sopporta che Gesù Cristo scenda in campo per rubargli le anime, riportandole a Dio. Quindi cerca di bloccare l'azione di Gesù Cristo fin dall'inizio, cercando di farlo cadere in peccato, in modo che o non cominci per niente, o se cominci, cominci molto male, demoralizzato, e quindi in maniera inefficace il suo apostolato. Il diavolo furbo non si presenta a Gesù Cristo il primo giorno di preghiera e di digiuno, neanche il secondo, neanche il terzo. Si presenta quando Gesù ormai era fisicamente e nervosamente esausto dalla preghiera del digiuno, perché lì ha più chance, più possibilità di riuscire. Ed un'altra cosa ancora, Gesù Cristo viene tentato in quanto figlio di Dio o in quanto uomo dal diavolo? Provate un po' a pensarci un attimo a rispondere. Il diavolo sapeva benissimo che se provava a tentare Gesù Cristo come figlio di Dio era perdente in partenza, perché Dio era più grande di lui. Il diavolo non è stupido, è furbo nel male, infinitamente furbo nel male. Nel bene è un fesso, non sa fare nessuna cosa buona, ma nel male è furbo. Allora non tenta Gesù Cristo nel campo
del figlio di Dio, tende Gesù Cristo nel campo umano. Tant'è vero che la prima tentazione, vi ricordate dove si appoggia? Ricordate qual è la prima tentazione di Gesù nel deserto? Qual è? Perché Gesù Cristo dopo 30-35 giorni di digiuno era affamatissimo. E allora comincia, come Dio, Dio non mangia, non ha bisogno di alimenti. Come uomo era affamato. Il digiuno di Gesù Cristo non poteva durare l'eternità. Gesù era un uomo perfetto nel corpo, senza malattie, era giovane, in forze e così via. Però aveva dei limiti. Quindi quando il peso della fame si fa forte in Gesù Cristo, arriva il diavolo a tentarlo nel pane. Trasforma queste pietre in pane. Così fa il diavolo. Ripeto, il diavolo è furbo. Nessuno sottovaluti la sua azione. Bisogna essere molto prudenti nel rapporto con il Dio del male e attaccati a Cristo, che da soli non possiamo fare proprio nulla. Allora, il diavolo ci prova in tutti i modi, colpendo la natura umana di Gesù Cristo, perde in tutte le sue tentazioni, perché Gesù Cristo non si distacca dal Padre in quanto uomo, e quindi la prova del deserto, sia come preghiera, sia come tentazione, trova Gesù Cristo vincitore. Magari il Signore ci trovasse vincitori in tutte le nostre prove. Purtroppo non avviene così. E quando esce vincitore, vedete cosa dice e come sottolinea bene l'Evangelista Luca quello che successe a Gesù Cristo. Dice così: Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Intendiamo nella sinagoga e gli rendevano lode. Allora, entrò nel deserto guidato dallo Spirito Santo. Uscì dal deserto e tornò in Galilea in che modo? Con la potenza dello Spirito Santo. C'è differenza tra l'essere guidati per lo Spirito Santo e il possedere la potenza dello Spirito Santo? Quello che ha detto 50.000 volte, quello che ha detto in Maria prima e dopo il miracolo, l'annuncio dell'angelo, prima era guidata dallo Spirito Santo, quando è sceso lo Spirito Santo su di lei, gli è arrivata la potenza dello Spirito Santo, per cui poteva diventare madre del Figlio di Dio fatto uomo. Ecco, è arrivata, dove stai? Flavia, giusto? Benissimo, scusa. Allora, quindi Gesù Cristo nel deserto ha avuto un accrescimento della presenza dello Spirito in lui. Lo ha ricevuto nel battesimo, ma lo Spirito Santo diventa potente in Gesù Cristo solo quando lui prega e supera la tentazione. Per cui le prove della vita vengono, noi non dobbiamo cercarle, perché non si può amare il male, i guai, le situazioni difficili. Noi viviamo per vivere bene, ma quando vengono le prove non ci dobbiamo tirare indietro vigliaccamente, perché se Dio permette quella prova c'è un motivo dietro questo fatto. Dio vede il frutto positivo che verrà in noi quando avremo superato quella prova, per quello lo permette. Le prove sono dure, perché combattere con il Spirito del male non è mai facile, ma una volta vinta la prova abbiamo un forte accrescimento spirituale, diventiamo forti nello Spirito di Dio. Allora, infatti, che cosa succede? Dov'è che si vede che Gesù non solo ha lo Spirito Santo in se stesso, ma è unto, cioè ha la potenza dello Spirito Santo in se stesso?
Dopo le tentazioni ritorna in Galilea e va a Cafarnao, cittadino della Galilea, che era la città di Pietro. Pietro era nativo di Cafarnao e quando si fa il pellegrinaggio in Terra Santa si va sempre a visitare i ruderi di questa cittadina di Cafarnao e il luogo dove Pietro era vissuto, che è diventato un luogo santo. Allora va a Cafarnao, città della Galilea, e il giorno di sabato insegnava la gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Quanto è importante questo. Qui ho scritto dietro il foglio la predicazione del Vangelo di San Paolo, ho fatto una piccola raccolta dei brani dove San Paolo parla della sua predicazione e come spiega molto bene la differenza che faceva della sua predicazione con l'insegnamento dei maestri del tempo. Qualcuno si ricorda a scuola i grandi filosofi greci? Non mi ricordo. Omero era un poeta. I filosofi Socrate, Platone, Aristotele con le loro scuole di pensiero e poi tanti altri ancora erano sappiamo dalla storia che prima Sparta, città della Grecia, è una città di combattenti, di uomini forti, uomini d'armi. Gli spartani non ammettevano che di loro ci fosse un uomo handicappato, per cui i bambini che nascevano con problemi li buttavano ad Olimpia d'Arpea perché nella loro città non c'era spazio per uno che non era in grado di maneggiare le armi, uno che non poteva essere un guerriero. Invece ad Atene, alla città della Grecia, guardate Pericle, intelligentissimo, c'è una testa enorme, l'Areopago. Che si faceva l'Areopago? I tentiesi passeggiavano e parlavano della sapienza, della filosofia di Aristotele, ed era il loro passatempo migliore. Non andavano a vedere la partita che non c'erano a quei tempi, ma discutevano di sapienza. Dice San Paolo che quando lui andò a evangelizzare ad Atene, non fece come amavano fare gli ateniesi e come erano bravi a fare loro, un discorso di sapienza. Ma, voglio dire con le sue parole perché è ancora più chiaro, Prima Corinti 2, 4 seguenti, il terzo brano. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla sapienza di Dio. Potenza, scusate, di Dio. Capite? San Paolo proprio non era un politico che chiacchierava per convincere le persone a votare il suo partito. Lui annunciava il Vangelo, la sua parola era potente e poi dimostrava con i miracoli che quello che diceva era vero. Adesso lo vediamo proprio in questo fatto qui. Quindi a Cafarno c'era questa sinagoga, diciamo forse la parrocchia, Gesù Cristo il predicatore parla, le persone presenti erano stupite del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Che significa? Che noi facevamo il paragone tra quello che insegnavano i maestri ebraici, si chiamavano i rabbini, ricordate? Rabbino non significa avaro, la parola rabbino significava le persone che in Israele erano insegnanti delle cose di Dio. C'erano i rabbini, i farisei erano quelli che erano zelanti nel mettere in pratica la legge dell'Antico Testamento, c'erano gli scribi che erano quelli che erano studiosi della Bibbia. Quando parlavano queste persone, dicevano cose che a livello del fabbisogno interiore degli ascoltatori erano paglia, non avevano potere di saziare la fame di Dio che gli ascoltatori avevano. Quando Gesù Cristo parla,
Lui va a toccare proprio le cose dell'intimo del cuore di ciascuno, va a toccare proprio e sazia il bisogno di Dio che ogni ascoltatore aveva. La sua parola è potente, penetra dentro il cuore, testa, sconvolge tutto in positivo, dà forza, dà coraggio, dà vita, mentre quella degli altri no. Allora, detta in termini del Vangelo, l'insegnamento degli scribi dei farisei o del capo della sinagoga è un insegnamento senza autorità, umano, senza la presenza di Dio. L'insegnamento di Gesù Cristo era un insegnamento con una parola fatta con la potenza di Dio. Una parola, diremmo noi semplicemente, e vi prego di prendere praticità con questo linguaggio, una parola unta dallo Spirito Santo. E torno a dire ancora una volta, voi che andate a messa, frequentate diverse parrocchie, diversi sacerdoti, diversi frati, eccetera, eccetera, sentite subito quando parla un frate, un sacerdote, un vescovo, chi che sia, se quella parola è unta dallo Spirito Santo o no. L'unzione dello Spirito Santo non dipende dal grado di cultura del predicatore. Quello perché ha fatto gli studi universitari, cioè 5 lauree in teologia, è più bravo a parlare di Dio a quello che, non so, cioè, è un parrocchietto di campagna, che non dipende dal grado di cultura del predicatore, non dipende neanche dal grado di autorità della persona che parla. Non è detto perché uno è vescovo parli meglio di un prete, non è detto che uno è cardinale parli meglio del vescovo, non è detto che uno perché è papa parli meglio dei cardinali, non è detto perché uno che è prete parli meglio di Dio di un laico. Ci sono dei laici che sono bravissimi nel parlare di Dio e trasmettono veramente la sua parola. Allora, ripeto, l'autorevolezza della parola, l'unzione della parola non dipende dal grado ecclesiastico, dipende dalla presenza dello Spirito Santo dentro le parole dell'annunciatore. Ci siamo in questo? Per questo Gesù aveva bisogno dell'unzione per poter predicare bene, perché se non avesse avuto l'unzione, Gesù Cristo quando predicava faceva un mucchio di chiacchiere e non diceva niente a nessuno, non convertiva nessuno, la sua parola era noiosa come tutte quelle delle altre persone che predicavano di Dio e facevano soltanto scocciare gli ascoltatori o addormentarli. Ecco, allora, questo è importante. Poi avviene questo fatto che in mezzo alle persone sedute della sinagoga c'era un uomo posseduto da un demonio impuro. Un uomo posseduto, il quale cominciò a gridare, dicendo forte: basta, che vuoi da noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio. Gesù gli ordinò severamente: taci e esci da lui. E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da timore e si domandavano l'un l'altro: ma che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno? Allora, guardate che di roba. Le persone che erano rimaste stupite dalla autorevolezza della parola di Gesù Cristo vedono quanto è forte questa parola nel contrasto con lo spirito del male. È più forte lo spirito del male che possedeva quell'uomo o era più forte la parola di Gesù Cristo che lo caccia via? Se noi ci mettessimo, non so se mi è capitato di stare con un posseduto accanto, io mi ricordo la prima volta mi capitò, ma una cosa seria, era nel 1986, venne all'8:30 di mattina
in parrocchia uno che ha un forte problema di possessione diabolica, ma proprio io a quei tempi ero uno zero assoluto in questo campo, lo portai via perché ha cominciato a parlare in altre lingue, con altre voci, per la crisi di possessione diabolica. Nella parrocchia c'è un sacco di gente, lo imbarco in macchina, via, parto. Rimasi dalle 8:30 di mattina fino alle 5:30 del pomeriggio con questo fuori di sé che parlava con una lingua, parlava lo spirito della destra bocca sua, e io non sapevo che fargli. No, qualche cosa di dentro mi impediva di aver paura. Non ero forte. No, ero sereno, lo sentivo che non mi sarebbe successo niente. Alle 5:30 poi venne una persona con carisma in questo campo e cacciò via quello spirito. E rimasi stupefatto dalla potenza di quella parola, che io pregando non ero riuscito a fare niente a quello spirito. Questa persona con pochi comandi liberò quest'uomo. Ma che ratti di Roma. Allora, la presenza dello Spirito Santo in noi è una cosa molto diversa, a diversi gradi. Guardate che ratti di roba, in questo scontro il demonio agisce molto furbescamente, perché dice Gesù Cristo: basta, che vuoi da noi? Noi si intende noi abitanti di Cafarnao, che siamo qui nella sinagoga. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Perché a rovinarci? Il demonio cerca di giocare questa carta, che siccome sapeva che tutti sono nel peccato, quando c'è un santo tutti sentono sporchi. Al peccatore il santo fa paura. Pietro, quando Gesù si manifesta a lui la prima volta con la pesca miracolosa, arrivato a terra si butta in ginocchio davanti a Gesù Cristo e dice: allontanati da me che io sono un peccatore, tu sei santo, io un peccatore, mi fai paura, allontanati da me. Il demonio cerca di portare tutti gli ascoltatori presenti alla convinzione che dovevano mandare via Gesù Cristo, perché siccome era santo avrebbe rovinato tutti i peccatori. Se vuoi rovinarci, io so chi tu sei il santo di Dio e noi siamo un branco di peccatori. Questo discorso fatto da questa persona a nome della popolazione presente è un discorso fatto invece in falsa riga col discorso che il demonio stesso faceva a Gesù Cristo, perché le stesse parole hanno un altro significato quando chi parla non è la persona di Cafarnao, ma il diavolo che vi abita dentro. Perché il diavolo dice a Gesù Cristo: basta, non ne posso più di te che hai predicato. Che cosa vuoi da noi? Siamo in tanti spiriti qui dentro, a questa persona e dentro la gente presente. Sei venuto a rovinarci? Certo, la tua presenza, la tua predicazione ci toglie le anime, fa crollare il nostro regno. Io so, guardate quanto è tremendo, il diavolo può parlare contemporaneamente al plurale e al singolare. Siamo in tanti, io so chi sei. Noi, io. E questo è l'indice del caos infinito che è presente nel male, dove addirittura la persona si confonde dal singolo al molti, cambiando continuamente la propria identità. Allora Gesù Cristo non si fa ingannare, non pensa che parli una persona a nome dell'assemblea impaurito della sua santità che lo vuole mandare via, ma sa bene che lo spirito del male che gli parla facendo finta di essere un abitante di Cafarnao, e gli comanda, ecco l'esorcismo: taci, esci da lui. L'esorcismo si distingue dalla preghiera di liberazione
perché non è una preghiera di esorcismo. La preghiera di liberazione si intende che uno dice: Signore, quest'uomo è posseduto, ti prego, liberalo dal male, liberalo dal diavolo. Invece l'esorcismo si intende che uno prende l'autorità di Dio, l'unico più forte dello spirito del male, e attraverso questa autorità comanda lo spirito di andarsene via. Tra parentesi, lo spirito del male è di per natura obbediente e rispettoso o ribelle, superbo e dispettoso? Quando uno gli dice, gli chiede una cosa o lo comanda, lo Spirito Santo gli fa il piacere di ascoltarlo o di obbedirgli? Lo spirito del male, scusate, lo Spirito Santo. Si ribella. Si ribella. Proprio non dà retta a nessuno lo Spirito Santo, fa quello che gli pare a lui e fa sempre il contrario di quello che Dio vuole. Quindi se Gesù Cristo gli diceva vattene via, lo spirito del male gli avrebbe obbedito? E perché se ne va via? Perché anche se è ribelle con tutto se stesso, la potenza di Cristo lo costringe a andare via nonostante la sua volontà contraria a non andarsene. È come quando vengono due poliziotti, prendono il lana, lo alzano di peso e lo portano alla gattabuia. Quello non ci vuole andare, è costretto ad andarci, perché una potenza più grande lo costringe ad andarci. Allora, le persone che assistono, siccome Gesù Cristo ha cacciato lo spirito del male con la parola, possono misurare quanto questa parola è potente. Comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno. Noi non saremmo capaci di comandare costringendo lo spirito del male ad andarsene via dalla persona posseduta. Gesù Cristo l'ha fatto. Siccome a quei tempi nessuno riusciva a fare un esorcismo, quando Gesù Cristo faceva esorcismi e riusciva a liberare i posseduti, dava il segno che finalmente il regno del diavolo era sconfitto. Quindi ogni esorcismo ben riuscito come questo era di suo la proclamazione della vittoria di Dio sul male, della venuta di Dio che scaccia il regno del diavolo. Ci siamo? Queste persone stupiscono perché dicono: ma guarda, quando lo ascoltavamo parlare, quella parola ci prendeva, era potente. E poi abbiamo visto che quella parola è più potente dello spirito del male, che è più potente di noi, che è ribelle a Dio, che non obbedisce a nessuno. Ma quanto è potente questa parola? Allora, capite perché non poteva questa predicazione non nascere dal battesimo nel Giordano, dalle tentazioni del deserto sconfitte e superate? Perché doveva essere una predicazione potente nello Spirito Santo. Altro tipo di predicazione non serve a niente e non serve a nessuno. Quanta gente si converte per le prediche di noi preti alla messa domenicale? Chi si converte? Quanta chiacchierologia viene fatta di Cristo? E quanta poca parola potente viene annunciata? Allora, questa è stata la prima parte della giornata di Cafarno. Uscito dalla sinagoga, Simone, che già era messo a suo seguito, Simone sarebbe stato il futuro Pietro, lo porta a casa sua, c'era la suocera, quindi Pietro era sposato, c'era la moglie, ed è il primo papa, era sposato e ammogliato. C'era figli, non si sa qua, non c'è scritto. Però lui, per seguire Gesù Cristo, lascia la moglie e gli va dietro. Quindi di per sé l'essere sposato o non essere sposato
non è una realtà che inficia la santità del ministro di Dio. La santità la deve raggiungere tanto il non sposato quanto lo sposato, è un obiettivo comune. Il celibato ecclesiastico non viene richiesto dalla Chiesa per la santità del sacerdote, viene richiesto per l'apostolato del sacerdote, perché se uno lavora veramente per il Signore, ma dove trova il tempo per la sua famiglia? È impossibile. Chi lavora per il Signore, se avesse famiglia, farebbe scontenta numero uno la moglie e numero due i suoi figli. Per questo è conveniente, per il sacerdote è fortemente conveniente essere celibi piuttosto che essere sposati. E Pietro, per seguire Gesù Cristo, deve lasciare la moglie. Solo per questo. Allora, c'era la suocera, Pietro la presenta perché era malata, una grande febbre. Gesù si chinò su di lei, comandò alla febbre, la febbre lasciò la suocera. Qualche maliziosetto, ma chissà se Pietro in fondo era veramente contento, dice, se la suocera se moriva, dice, era più contento così. Ma invece Gesù Cristo è guarita. Una guarigione istantanea, perché lei prende anche le forze subito, si alzò in piedi, preparò pranzo, cena, quello è il pranzo, e serviva, si mise a servire Gesù e gli altri. A calare del sole, quindi la gente tornava dal lavoro, tutti quelli che avevano infermi, afflitti da varie malattie, li condussero a lui, ed egli, imponendolo ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì di corno con deserto, eccetera, eccetera. Bene. Allora, Gesù quel giorno a Cafarnao non ha soltanto predicato il Vangelo nella sinagoga, ha liberato il posseduto, ha liberato tanti altri la sera quando c'è stata la riunione esterna per quanta gente ci stava, tutto il paese nella piazza, e ha guarito i malati che li avevano portato perché lui li guarisse. In un paese, non so, mettiamo che fosse anche soltanto 10.000 abitanti, quanti malati c'erano in un paese di 10.000 abitanti? Quanti? Di varie malattie. Gesù li guarì. Quante guarigioni ha fatto quel giorno Gesù Cristo a Cafarnao? Quanti miracoli? Dove sono queste cose oggi? Basta, non è possibile. Noi non stiamo vivendo il Vangelo come ci è stato dato. Stiamo vivendo un Vangelo all'acqua di rose, stinto nel mondo, di cui il diavolo è contento, perché questo non gli fa nessun fastidio, perché non produce conversioni, non genera santificazioni o accrescimenti spirituali. Gesù Cristo annunciava il Vangelo predicando una parola con autorità e potenza, e la sua autorità e potenza era sulle malattie e sulle possessioni diaboliche. Le malattie oggi, quelle malattie che soltanto il nome ci fa terrore, disse Nascolano, la parola tumore ci fa, sì, perché Nasco dice tumore, capito? Tumori, dice, se t'ammali tumori, di queste, sconfitti dal Signore queste malattie, lui è più potente di queste cose, è più grande. La lebbra, oggi diremmo la SLA, la artrite reumatoide, una teta paresi, Cristo è più potente, ha in sé l'elemento vincente su questi mali, acquisito nella sua resurrezione dei morti. Facciamo lavorare oggi il Signore. I demoni. Perché i demoni dicevano: lui è il santo,
E in quel modo mettevano terrore alla gente di Gesù Cristo. L'ho spiegato prima. Se ti si viene vicino un santo, tu, la prima cosa che ti senti è che sei una peccatrice. Hai paura di quella persona. Non ci stai a tuo agio. Lui è santo, tu fai parte dell'altra categoria, dei peccatori. Ti allontani da quella persona. Allora Gesù Cristo faceva tacere i demoni perché lo presentavano in un modo sbagliato alla gente. Le persone dovevano arrivare a capire Gesù Cristo dall'amore che esercitava verso il prossimo, dalla parola, dai miracoli, dalle liberazioni, non da testimonianza del diavolo. Ma che stiamo scherzando a chiedere Gesù Cristo perché ci dice il diavolo chi è? Lo credi perché lo vedi a te stesso chi è. La testimonianza deve essere una testimonianza cristiana, non diabolica. Allora, Gesù Cristo aveva acquisito, e ripeto, prima non c'era, quando Gesù Cristo faceva il falegname non aveva questa capacità, questa potenza dello Spirito. Qui si tratta di poche settimane prima, poche settimane. C'è stato questo grande cambiamento che ha permesso a Gesù Cristo di avere una parola così potente, di avere il potere di guarire i malati, e ancora più importante la guarigione ai malati, il potere di cacciare via gli spiriti del male attraverso l'esorcismo, per comando, non per preghiera. Il comando significa scontro diretto, faccia a faccia con lo spirito del male. Ecco, Gesù Cristo non aveva paura del diavolo. Tutti ne abbiamo paura, tutti abbiamo terrore di questa cosa qua. Gesù Cristo andava a sconfiggere con la potenza di Dio e non temeva lo spirito del male. Bene, allora, corto e profondo sentimento, vi invito a leggere la parte che riguarda la predicazione del Vangelo che San Paolo descrive per quanto riguarda la sua esperienza. Vi ho portato alcune citazioni, quella più lunga e quella più importante, Prima Corinzi capitolo 2 versetti 4 seguenti, dove San Paolo divide le persone tra uomo naturale e uomo spirituale. E questo è molto importante. L'uomo spirituale, quello ordinato dallo Spirito Santo, ha capito e vive delle cose che l'uomo naturale, che non è ordinato dallo Spirito Santo, non può capire, non può vivere, anzi giudica per pazzia. Allora, faccio un esempio semplice semplice. Uno malato, diciamo, muore, con la morte finisce la malattia. Allora, morire tramite una malattia prima di quello che popolarmente si pensa che noi quale pensiamo che sia la fine della vita? Quando uno si invecchia, che è invecchiato, alla fine muore per vecchiaia. Quella dovrebbe essere per noi la fine, chiamiamola, naturale della vita. Se invece arriva una malattia che anticipa la morte della persona e invece di morire a 90 anni muore a 70, muore a 50, già, peccato, è morto giovane, diciamo. E tutti sono dispiaciuti perché è morto prima del tempo, poteva fare ancora tante cose, poteva vivere, poteva fare quello e quell'altro, è morto giovane. E poi diciamo, quel delinquente non crepa mai e fa soffrire gli altri, quello che era bravo è morto giovane. E ci sembra un'ingiustizia perché Dio ha premiato con una lunga vita il delinquente e invece ha fatto morire quello più bravo. Questo è l'uomo naturale che guarda soltanto all'interno dei pochi decenni di vita lo svolgimento della storia umana, della storia di Dio con noi. Chi guarda al di là di questo orizzonte e guarda alla vita eterna non può dire che il premio di Dio è quando uno vive tanti anni in questo mondo. È il perfetto contrario, perché vive molti anni significa tribolare molto. Qui le cose sono brutte, qui c'è la cattiveria, qui ci sono le disgrazie, le malattie,
delle rapine, gli omicidi. Il mondo è un mezzo inferno, purtroppo. Nel paradiso si vive bene, perché lì non c'è più il diavolo, non ci sono più i peccati, non ci sono più le malattie, non c'è più la morte, c'è soltanto l'amore di Dio all'infinito. Allora, se uno viene preso da Dio prima dello svolgimento naturale della vita, invece cioè di morire a 90 anni, muore a 50, muore a 40, muore a 30, perché Dio l'ha visto che è già pronto per il paradiso, gli ha fatto un dispetto o gli ha dato un dono? L'uomo spirituale sa che quello è un dono. L'uomo naturale dice: non è vero, quello doveva vivere tanti altri anni, non è giusto che sia morto così presto. È quello però che c'ha di più, ma è sicuro che lo fa non vivere più tanto, perché deve ancora lavorare per il Signore. Sì, ma non è un dono. Dal punto di vista umano è una punizione, una fatica, è una croce che è più lunga, che non finisce mai. A quanti anni è morto San Francesco? 42 anni. Gesù Cristo? 33, 34 circa. Santa Caterina da Siena? 33 anni. Padre Pio? Poco più di 60. Le vite dei santi sono tutte quante brevi, pochissime hanno raggiunto una lunga vita. Sant'Antonio Abate, l'ermita del deserto, è arrivato a 90 anni. San Gabriele giovanissimo, 25-26 anni. Santa Teresa del Bambino altrettanto. San Domenico Savio, 10 anni, discepolo di Giovanni Bosco. Non è così, come pensiamo noi. Il Signore, quando uno è pronto, che sta a fare a campa sulla terra? A tribunale, vieni in cielo, goditi il paradiso, sei pronto. Gli fa un favore il Signore. Allora, questo discorso, se lo vado a dire al funerale, alla moglie di quello che piange, che praticamente è morto, il Signore ha fatto un favore a tuo marito perché la... Che stai dicendo? Ti si arrabbia contro perché tu gli stai dicendo una cosa cattiva. L'uomo naturale non capisce l'uomo spirituale. Per lui, quando l'uomo spirituale parla, dice pazzie. Perché ha tutta un'altra serie di valori, tutta un'altra serie di equilibri, tutta un'altra serie di cose che sono incomprensibili all'uomo naturale. Capite questo? Quanto è vera questa cosa qua? Ma quanto è vero? Allora, San Paolo quando predicava non diceva che Dio ci fa tutti quanti ricchi, Dio ci fa campare fino a 200 anni, Dio... No, non ha detto questo, perché San Paolo predicava la croce di Cristo, Gesù Cristo crocifisso e risorto. Questo discorso non piace a nessuno. Quando si tratta di soffrire non piace a nessuno. Quando si tratta di fare la carità non piace a nessuno, perché noi i soldi li vogliamo, non li vogliamo dare via. A chi piace il discorso della carità? Chi è che pratica la decima? Per uno, ricordo, ho provato a dirlo al ritiro dei genitori dei ragazzi di prima comunione, che ho fatto l'esempio di una persona che ha deciso di fare la decima. Dice: ma parlò uno che lavorava, era dipendente, ma la decima quant'è? Disse. Dice: se uno prende 1.000 euro, sono 100 euro, la decima parte. Sì, troppo, dice. Non esiste, perché troppo dare 100 euro di carità, perché umanamente mette in croce la persona, la fa soffrire in campo economico. Ma da quel sacrificio economico quanti benefici vengono per chi pratica la decima? Chi pratica la decima si fa somigliante a Dio, il quale è uno che dona di suo, di sua natura. Dio allora benedice chi dona, perché è come lui che dona. Se invece quello lì nel mondo prende invece di donare, Dio non lo benedice, perché fa il contrario di quello che lui vorrebbe che facesse. Non è più immagine e somiglianza di Dio,
è immagine somigliante del diavolo, perché il diavolo prende e non dà, Dio dà e non prende. Funziona così. Allora San Paolo dice che esistono queste due categorie di persone, l'uomo naturale e l'uomo spirituale. Lui attraverso la conversione era diventato uomo spirituale, tanti invece, quelli ai quali annunciava il Vangelo, erano uomini naturali. Per far sì che un uomo naturale diventasse uomo spirituale occorreva una predicazione non basata su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, affinché la fede delle persone che avrebbero creduto non si fosse fondata sulla sapienza umana, su una serie di ragionamenti, di concetti, di idee, ma sulla potenza di Dio, che è risuscitato Gesù Cristo dei morti. Ecco allora il discorso della unzione dello Spirito, che è la cosa precisa precisa che deve avvenire il giorno di Pentecoste per ciascuno di noi. Ecco, allora a questa catechesi seguono queste semplici domande, una un tipo esame di coscienza, una verifica di se stessa: la tua parola possiede l'autorità dello Spirito Santo? Quando parliamo siamo unti dallo Spirito? Seconda domanda: distingui le differenze tra la predicazione ispirata dallo Spirito e quella non ispirata? Distingui, cioè scrivi qualche differenza, qualche esempio. Che cosa dice uno che è unto dallo Spirito quando predica? Che cosa dice uno che non è unto dallo Spirito quando predica? Terza domanda: immagina di avere davanti a te un non credente, cosa gli diresti per farlo credere in Dio? Noi tutti dobbiamo avere pronto il Vangelo da comunicare a chi non crede, che li incontriamo 100 al giorno, per dire poco. Che cosa diremmo a non credente per chi diventi credente? E qui uno deve scrivere un poema. Poche cose profonde, che cosa gli diremmo? Signore Gesù Cristo, guardare la tua vita significa guardare nella nostra vita. Quello che tu hai vissuto è quello che noi dobbiamo vivere. I passi che tu hai calcato sono quelli che noi dobbiamo calcare per avere successo, per realizzare bene la resistenza, per poter realizzare il progetto di Dio per noi, quella realtà magnifica di vita che Lui vuole per ciascuno. Ti preghiamo, Signore, che questa parola rimanga nel cuore di tutti e che tutti noi come Te possiamo essere nei nostri carismi efficaci per la costruzione del Tuo Regno e per realizzare bene le opere che Tu ci hai dato da svolgere e da concretizzare. Scenda la Tua benedizione, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.